chiamo, glielo dico che non vai. Vedete là allora. Lo chiamo io, non ti certo, tutte le partite uno vorrebbe vincere, soprattutto quando sei in vantaggio contro una squadra del calibro del Nola a pochi minuti dalla fine. Però è finita così, tutto in una maniera anche spettacolare. L'essenziale, abbiamo visto una bella partita e ci siamo resi conto che probabilmente, insomma, pure noi siamo una buona squadra, insomma. Ma per noi, tu sai, tutte le settimane sono prove di maturità, noi guai a mollare, siamo una squadra che praticamente man mano sta crescendo come fiducia, man mano sta crescendo negli uomini, man mano maturano i giovani, quindi deve essere un campionato di maturità. Ogni settimana sicuramente gli avversari che affronteremo attualmente ci affronteranno in maniera diversa, con più verve, con più volontà e sicuramente con più agonismo rispetto a quello che potevamo inizialmente essere. È partita molto molto emozionante, che non va bene per chi è malato di cuore, perché noi negli spalti abbiamo sofferto tantissimo, quindi però 3-3 è importante, su un campo difficile va bene così. Ma la prima cosa che bisogna dire è che abbiamo visto un bel calcio, due squadre che si volevano superare si sono affrontate a viso aperto, due squadre che giocano bene al calcio, bisogna fare complimenti anche all'Inter Napoli. Le squadre che se alla fine una delle due avesse vinto non ci sarebbe stato nulla da dire. Ma io guardo sempre le difese, quando subisco tante reti guardo sempre le difese, significa che qualcosa non è andato. Esatto, su palle native abbiamo concesso, abbiamo regalato, siamo stati un po' autolesionisti su questo. Purtroppo dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare, perché noi per fare gol dobbiamo fare sempre grossi sforzi, grossi sacrifici, grosse manovre, e non è che ci regalano niente, quindi invece noi oggi in un paio di occasioni abbiamo dormito. Dipende dai punti di vista, peccato, credo che comunque noi abbiamo giocato contro una signora squadra che annovera dei giocatori importanti, allenata da un signore allenatore. Noi, come ho detto ai tuoi colleghi, oggi dovevamo vendere cara la pelle, ci siamo riusciti, abbiamo fatto una partita tosta, gagliarda. Il risultato, diciamo che comunque mi soddisfa, perché è comunque un risultato positivo. E poi fare 3 gol al Nola, andare 2 volte in vantaggio dopo che comunque venivano da 7-8 vittorie consecutive, penso che sia un grandissimo merito di questi ragazzi. Penso che a questo punto la stagione possiamo dire che siamo anche noi, diciamo, adesso la classifica dice questo, che siamo nei primi posti della classifica, però noi non abbiamo progetti o ambizioni velleitarie, siamo una buona squadra, siamo consapevoli di essere una buona squadra, ce la giochiamo e vediamo poi alla fine che cosa succederà.